Benvenuti, benvenuti alla tredicesima stagione dello Strictor di Andrea Villani, sempre registrato a Sassomaggiore Terme, una città bellissima, ma per le prime due puntate abbiamo deciso di registrare al chiuso, qui nella sala mix di Cinemania Production, che poi sarà appunto la società che produrrà tutte e che ha sempre prodotto le puntate dello Strict Talk. Solo le prime due per uscire dalle urgenze, dalle contingenze che noi tutti sappiamo, il più possibile e avvicinarsi alla data in cui, nei primi 10 giorni di luglio, in cui potremo registrare all'aperto, perché così finalmente potrà, definirsi, Street Talk e non Room Talk, come dovrebbe intitolarsi in questo momento. Ma noi possiamo comunque intervistare personaggi, personaggi che non ci sono quest'anno e che ci saranno le prossime stagioni, che ci sono state, ma possiamo collegarci con loro temporalmente. Questo noi abbiamo intenzione di fare, riproporvi quindi un po' il meglio dello Strictor di Andrea Villani. Iniziamo subito con un personaggio cui noi dobbiamo molto, e cui vogliamo dedicare anche questa prima puntata della tredicesima stagione, che non è più tra noi, e che è Andrea Pinkez. Ecco, io mi ricordo per esempio quando parlai con Andrea Pinkes, era 2017, era il giugno, la prima quindicina di giugno, e parlammo, mi ricordo, di Sangue di Yogurt, uno dei suoi libri. Ecco, io voglio ricordare Andrea Pinkes così. Veramente bravi, perché sai, ascoltandoli in rete a volte riescono in qualche modo a coprire le magagne. Invece così dal vivo, puliti, sono veramente molto bravi. Ti sono piaciuti, Andrea? Lo sai che sono quasi in tuo onore gli Stratus, perché loro vanno a rivedere quei poliziotteschi che poi tu in qualche modo dei quali anche tu ti sei abbeverato. No, ma sai, a parte che sono bravissimi veramente, loro mi ricordano delle enormi suggestioni e la storia dal vivo e dal morto, invece sentendola in CD, è assolutamente vera, però è altrettanto vero che è così, vedi in faccia anche le persone, anche su un palco enorme, parlo di San Siro, tu ti illudi di vedere le facce. E io mi auguro che voi andiate a San Siro, non Bene. all'inferno, come. Grazie. Andrea, allora, raccontami un po' di questo, non posso dire nuovo lavoro perché Sangue di Yogurt lo conosciamo, però come ho già vagamente anticipato, affrescato, perché avevo utilizzato erroneamente Non a caso. il titolo ritinteggiato, invece diciamo riaffrescato, la copertina da un'autrice, un artista che tra l'altro tra poco andremo ad incontrare, e sei uscito per rivitalizzare un po', non come Lazzaro, non quello del Vangelo, il tuo, ecco, in qualche modo Lazzaro era veramente morto. Il libro no, il libro non è mai morto. Noi possiamo dare altro respiro con questa operazione, vero? No, è verissimo, io ho voluto fortemente questa nuova copertina che è un'opera di Alexia Solazzo, poi ve ne parlerà lei perché stiamo lavorando a una mostra che si chiama Face Your Phantoms, che poi diventerà ulteriormente un libro d'arte, di racconti in cui si sono fuse la letteratura e la pittura, ma proprio in modo magmatico, omogeneo. Io scrivevo mentre lei dipingeva e viceversa. Forse direi addirittura che. Ma di quello parliamo dopo, perché quello è un libro che lei, quello che accadrà, è un. Face Your Phantoms è un libro che lei ha scritto, che io ho dipinto. Non proprio nella totale inversione dei ruoli. Invece Sangue di Yogurt non è il ripescaggio, non è il riciclaggio, è molto più vecchio di quello che tu pensi, perché Sangue di Yogurt è l'unione di quattro storie che hanno comunque un tema Sì. comune, l'emarginazione, che in realtà parte da lontanissimo, dal 1986, quando sono le uniche quattro storie che io ho scritto da
mercenario a pagamento, quattro storie commissionate, quindi quattro storie che ho... 86, sì. Quando ancora pagavano più o meno. Quando ancora pagavano, e per Blitz, che era un giornale che era partito tipo l'Intrepido, il Monello, e alla fine lo chiamano il Playboy dei poveri perché era diventato un giornale con gli scarti delle foto di Edwige Fenech, di Barbara Boucher, di Nadia Cassini, delle belone del periodo. Ma tutte queste storie mercenarie mi hanno fatto venire in mente poi 15 anni fa, quindi a distanza, a lunga distanza dalla prima storia dell'86, che questa in fondo è la genesi del pulp. Voi pensate alle grandi storie, grandissime anche, i Tre Moschettieri, le storie della Comédie Humaine. Voi pensate, a restando al noir, a Chandler e Hammett, che scrivevano per le famose pulp magazine oppure dime novels. Dime perché era la monetina piccola, costavano pochissimo, erano fatte su carta proprio veramente da buttar via. Eppure lì si sono formati dei grandissimi scrittori che scrivevano a puntate proprio perché venivano pagati a puntate. E lo spirito è assolutamente quello. Quello a cui si è ispirato modestamente 9 anni dopo la prima storia di Sangue di Yogurt, il concetto di tarantiniano di Pulp Fiction. Quindi riprendere le storie popolari di altissima qualità, perché Chandler e Hammett scrivevano, come dicevo in un'intervista, cos'era, Libero l'altro giorno, ieri, scrivevano a cottimo, ma scrivevano ottimamente. Certo. E molti capolavori sono stati scritti a puntate. Giovannino Guareschi è stato un antesignano. Certo. Cioè, erano tutti romanzi a puntate, ma del Candido, poi sono nati romanzi importanti. Sono nati romanzi a puntate importantissimi. Mm. E siccome già si tende a dimenticare il romanzo che è uscito l'anno precedente, riproporre in veste nuova, con una copertina di assoluto impatto, che è un'opera d'arte ma anche un pugno nello stomaco, come erano le copertine dei Pulp Magazine e delle Dime Novels, non è un'operazione commerciale, è un'operazione culturale, un recupero della memoria che comunque mantiene assolutamente viva, fresca e immortale la mia leggenda. Grazie. Quella di Andrea Pinkes. In effetti Andrea Pinkes è stato il sapore per molto tempo dello Strict Talk, che ci mancherà tantissimo. Era un genio compreso dai più, un acrobata della parola, un funambolo del pensiero. Ed era un uomo poi che nella vita non frequentava troppo spesso gli intellettuali, ma amava poi, come racconta nei suoi libri, ove il personaggio di Lazzaro Sant'Andrea era un po' il suo alter ego e viceversa, amava stare anche con gli ubriaconi dei bar e anche degli emarginati. Di emarginati lo stesso giorno insieme con Andrea parlammo. Allora, tu molto spesso parli di emarginati nei tuoi libri, in Sangue di Yogurt tantissimo, ma molto spesso. Ma la caratteristica, per adesso poi parlano tutti di emarginati, se ne parlava già allora, molto prima degli anni Ottanta. Dopo il periodo degli anni Ottanta se ne è parlato pochissimo, perché funzionano poco i bohemien. Ma tu parli di emarginati che sono orgogliosi di esserlo, e questa è la grande differenza. Beh sì, anche perché, non so, dei protagonisti di una di queste storie, che si chiama Spara pure un papero, una dall'interno, sono 4 romanzi brevi, e gli emarginati orgogliosi di esserlo sono dei paperi perseguitati nell'America degli anni 50 dal maccartismo, che nella mia immaginazione, anche anziché perseguire i presunti comunisti, se la prende coi paperi. Per cui di essere un papero nel mio mondo,
negli anni 50 è come essere un comunista negli anni 50 con il famoso senatore McCarthy, la caccia alle streghe nei confronti dei comunisti presunti o tali. Un altro racconto parla di ricci. Il riccio è uno degli animali assolutamente più sottovalutati. Se uno, non so, assiste alla morte di un koala, ha una partecipazione emotiva. Se un riccio viene schiacciato da un tir, non gliene frega niente a nessuno. E questi sono due degli esempi. Poi ce ne sono altri, ci sono le cicogne. Questo è un libro quasi fiabesco. Tu prima citavi Plauto, ma io invece mi rifaccio molto anche a Fedro, invece, per ciò che concerne questa storia. Sono storie molto divertenti, ma altrettanto pulp, perché c'era la necessità di colpire, di avere un bersaglio immediato, un bersaglio forte, una storia forte, con lo spazio forse della sintesi della barzelletta e nello stesso tempo l'epicità della storia che va oltre la barzelletta e diventa favola se non fiaba. Andrea Pinkez era un personaggio, era uno scrittore, era comunque un intellettuale suo malgrado ed era un personaggio pop, era comunque un personaggio assolutamente divertente, che sapeva fare ottime cose, importanti, con dello spessore e in modo divertente. Per questo che io oggi, in questa puntata, voglio farvi ascoltare un gruppo, a mio avviso, importantissimo, perché ha una struttura sonora e musicale molto interessante, ma che sono estremamente divertenti, quindi assolutamente accomunabili ad Andrea Pinkez. Vi presento gli Alter Ego. This is the high school Michelle Pfeiffer, the Water Ghost. This one for the Hood Ghost and the Hood Ghost and Masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gonna kiss myself, it's so pretty. Too hot, hot dang. Call a police and a fireman. Too hot, hot dang. Make a dragon wanna retire a man. Too hot, hot dang. Say my name and know who I am. Too hot, hot dang. I'm a bad about that money, bring it down. Girl seats in hallelujah. Girl seats in hallelujah. Girl seats in hallelujah. Cause I'm Tom Phantom, give it to you. Cause I'm Tom Phantom, give it to you. Cause I'm Tom Phantom, give it to you. Saturday night, we in the spot. They don't believe me, just watch. Woo! Okay, what you say? Cause I wanna give a thunder and a fucking alarm and a jingle right here.
what this way. I was born in a flame. Mama said that everyone will know my name. I'm the best. That's right. You're ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Sangue di yogurt, del quale parlavamo insieme allo stesso autore Andrea Pinkez, oltretutto non era la prima edizione, ma un'edizione rinnovata soprattutto nella copertina, che era stata illustrata da Alexia Sollazzo, che io chiamai erroneamente, se non sbaglio, quel giorno Sollazzo con due L, e mi piacerebbe adesso vedere appunto le immagini dove appunto la stessa illustratrice, che poi scriverà un libro insieme ad Andrea Pinkez, insieme, che dopo tanta notte asciugami le occhiaie, e già allora nel 2017 Alexia diceva così. Cara Alexia, sì, è vero, mi scappa detto a volte Sollazzo. Ciao Andrea. Chissà perché, io, siccome so che in qualche modo collabori con Andrea Pinkez, sì. Proprio il mio inconscio, prima si parlava di Freud, mi viene in mente il Sollazzo in senso generale. Io ti conosco da tempo, sei un artista, sei una pittrice, soprattutto curi anche delle mostre. Ultimamente ti sei in qualche modo, hai voluto esprimerti attraverso la letteratura di Andrea Pinkez, cioè rappresentando una sua copertina. Esattamente. Questa copertina è questo quadro, ma quindi io ti voglio chiedere, c'era prima il quadro, poi è arrivato il libro, avete deciso di farlo, l'hai fatto? No, ero ancora, penso, troppo piccola, piccolissima per partorire un quadro del genere, prima della nascita di Sangue di Yogurt. Sì, ma siccome è uscito adesso, assolutamente. Ecco, pensavo che l'avessi fatto per la edizione. L'edizione, è nato, l'ho fatto apposta appunto per il libro di Andrea, e Andrea appunto mi ha proposto di fare la copertina del suo libro. Quando me l'ha proposto è stato per me un momento pazzesco, perché mi ha lasciata esterrefatta e stupita, perché mi stava lasciando nelle mani un grossissimo compito, perché interpretare i suoi deliri letterari non è cosa semplice. E, cioè, penso agli editori. Ecco, infatti. Però insomma mi sono lasciata trasportare dalle sue parole, da questo uragano di parole che ti coinvolge, che ti fa vivere intensamente ciò che lui racconta. Tra l'altro sono quattro romanzi brevi, sì. Quindi uno completamente diverso dall'altro, e l'immagine in copertina doveva poter racchiudere e raffigurare tutti e quattro i romanzi brevi. Cioè, hai fatto bene a precisarlo, sono quattro romanzi brevi, avrei voluto dirlo io, non quattro racconti lunghi. C'è, sì, esattamente. Brava Alexia. Grazie. e quindi niente, l'ho racchiuso così, nel faccione di Andrea, che praticamente sta vomitando fuori sangue misto yogurt, ma non è, diciamo che questa cascata vuole rappresentare la genialità che esce da lui e che esce attraverso i suoi libri, e quindi è questo scorrere, questo fiume impetuoso di parole, di emozioni e di bellissime sensazioni che ti travolgono quando tu leggi il libro, che tra l'altro, se noti la cascata, sì. Va molto in contrasto con il suo sguardo, perché in realtà lo sguardo è uno sguardo del tutto benevolo e ironico, con
allegro, gioioso, certo. Quindi è molto contrastante. E come diceva prima Andrea, appunto Sangue di Hogwart è la definita, la genesi del pulp, quindi la copertina non poteva che ci non sono essere delle pulp. Piume, però. Ci sono delle piume. Sono molto importanti quelle piume. Sì, perché le piume le ho prese, diciamo, dall'ultimo romanzo, che è E chi porta le cicogne, in cui c'è una scena che mi ha colpito particolarmente perché la presenza di questa cicogna, le cicogne sono un simbolo di gioia, di bellezza, queste cicogne bianche che portano i bambini. Nel racconto, nel romanzo di Andrea invece no, la cicogna è un essere malvagio, nero, oscuro, che sorvola sulla città portando morte, devastazione e incutendo timore. E quindi da qui le piume. Vogliamo raccontare di questa mostra Le Trottoire e poi, se vogliamo, brevemente, mi aggrappo a tutta la tua capacità di sintesi, anche vorrei parlare anche delle Trottoire, se possibile. La tua D'accordo, versione. Ci provo con sì, maggior sì. sintesi possibile. Allora, Le Trottoire una volta al mese organizza appunto una mostra d'arte, diciamo che è un progetto che è nato questo inverno e l'abbiamo chiamato Le Trottoire con Andrea Pinkez e con la proprietaria delle Trottoire, Michelle Vasseur, che mi ha donato questo compito di occuparmi dello spazio espositivo appunto del locale. E ogni mese viene inaugurata una mostra. La mostra attualmente che c'è in esposizione è una mostra d'arte orientale in cui ci sono in esposizione diversi oggetti particolari, ventagli, scrolls, snuff bottle, sigilli, e il finissage sarà martedì 18 per chi fosse interessato a venire al finissage e ammirare appunto questi oggetti d'arte che sono veramente insoliti per chi non conosce l'arte orientale, per chi non ha mai avuto l'opportunità di viaggiare anche in questi luoghi. Le Trottoire, allora, Le Trottoire, come definirlo? È un luogo magico e penso che sia l'unico luogo che ancora ha in sé tutto questo fermento artistico che dà la possibilità agli artisti di esibirsi e di crescere, ma qualsiasi tipo di arte, dalla musica. Alle Trottoire sono nati ad esempio Malika Ayane, i The Colors sono nati alle Trottoire, si esibivano lì sul palco delle Trottoire il weekend e poi piano piano sono cresciuti e sono diventati quelli che noi conosciamo oggi. Tanti artisti anche come pittori sono nati e cresciuti, hanno avuto, diciamo che Le Trottoire è stato il loro trampolino di lancio, tra cui anche Giuseppe Veneziano, che è il sì. padre della new pop italiana, che è nato alle Trottoire con la sua prima esposizione lì e è arrivato ad esporre alla Biennale di Venezia. Quindi è un luogo veramente pieno e ricco di fermento artistico e penso che sia l'unico, anzi ne sono sicura, l'unico luogo a Milano, ma anche in Italia, a dare ancora tutta questa importanza, a racchiudere e a raccogliere tutti gli artisti. A me ricorda tantissimo proprio il fermento vitale che c'era nella Parigi degli anni 20. Ti voglio bene. Alexia Sollazzo, grazie per essere stata qua. Ecco, io a questo punto ascolterai un secondo brano degli Alter Ego, così lanciamo anche il loro CD, tra l'altro è un CD dell'anno scorso, lo riascoltiamo, un altro brano degli Alter Ego. Seem crazy, what about a stay? Sunshine, she's here, you can take away. I'm her heart, a balloon, I could have got a space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm clipping along, and if you feel like a room without a roof, because I'm clipping along. Clip along, and if you
to nothing. Bring me down, my levels to a height. Bring me down, can nothing. Bring me down. Sono sempre stato convinto in maniera bizzarra che poi la versione musicale di Andrea Pinkitz in Italia fosse sempre stata Omer Pedrini. Omer Pedrini che se la vide brutta, anche lui amante del buon vino, che beve in quantità moderate, soprattutto da un certo periodo della sua vita in avanti, e anche Omer Pedrini venne allo Strict Talk e venne addirittura col suo biografo Federico Scarioni, bravissimo scrittore dalla cui penna nacque appunto la biografia di Omer Pedrini. Li chiamai entrambi. Quello stesso giorno, tra l'altro, venne Pinkitz, come vedrete, semplicemente come spettatore, poi però intervenne meravigliosamente, come sempre è stato suo uso e costume. Vediamo quindi questa puntata dell'agosto del 2019 con Omer Pedrini. Non vado errando, molto come faccio molto spesso, mi capita, perché è vero, o chiedo al tuo biografo, che una delle prime cose che ha detto Omer una volta risvegliato da quell'incidente di cui racconteremo, è stato: ma io potrò ancora bere un bicchiere di vino. È vero, è proprio vero. Te lo da biografo. Loro si sono un po', perché il vino è una di queste bellezze, una delle tante bellezze che tu hai inseguito nella tua vita. Sì, il vino è proprio amore per la terra, per la memoria. Credo che nel vino possiamo trovare tante cose, oltre che al gusto e al piacere di bere un goccio, no? Certo. E quindi noi poi con i microclimi diversi che abbiamo in Italia abbiamo tante di quelle tipologie enologiche diverse che è un'impresa assaggiarli tutti i vini italiani, e oggi finalmente possiamo dire che abbiamo raggiunto anche grande qualità. Il vino poi è convivialità, è bello dividerlo con le persone con cui stai bene, sì. Insomma è ricco di, qualcuno diceva che fosse la parte filosofica del pasto, sì. Il vino a me è sempre piaciuto, meditativo, la meditazione, la chiacchiera. Prima hai citato, ecco, il mio amico Andrea Pinkitz, che è qua, certo, ecco, certo. Ai nostri tempi d'ori non mancava mai un bicchiere di vino. Adesso abbiamo preso una piccola pausa, ma presto ricominceremo più forti di prima. Avete preso una piccola pausa, no? Allora, prima si parlava di sinestesia, no? di riuscire a trovare, la meta è sempre la bellezza, e noi cerchiamo in qualche modo attraverso diversi tipi di arte di raggiungerla, no? Kandinsky l'aveva detto in maniera fantastica, cioè, ovvero noi dovremmo riuscire a mettere insieme tutte le arti, tutte, la musica, la letteratura, la poesia, l'arte visiva, eccetera, e poi attraverso la potenza del teatro, no, perché poi l'energia è sempre la stessa, è come un grande fascio di luce che entra in un caleidoscopio e esce attraverso diverse forme. Tu le hai azzeccate quasi tutte. Ma diciamo che da sempre, ti ringrazio di questo, però ecco, visto che il viaggio è comunque sempre più importante dell'approdo, no? Un po', sì, come la vita. Il sogno, quello che veniva definito il sogno di Wagner, era quello proprio di unire tutte le forme di espressione artistica, sì, nel teatro. E Kandinsky, che citavi tu, ha fatto infatti di diversi quadri. Qua abbiamo anche un'esperta d'arte. Infatti, non a caso e le sue celebri improvvisazioni, no? Lui era un po' come un jazzman quando dipingeva, e ci sono queste improvvisazioni che ricordano proprio, che ne so, i voli
i voli pindarici di Bird al sassofono, certo. Perché proprio gettava in questo modo. Mussorgsky addirittura ha dipinto con la musica, con le note, nei famosi quadri per un'esposizione, ha dipinto una mostra di quadri con la musica, quindi è un sogno che tanti artisti hanno. Io nel mio piccolo, il mio percorso è stato questo, tant'è che il primo album dei Timoria si intitolava Colori che esplodono, era dedicato proprio alla pittura e alle arti visive. Il signor Omar Pedrini non è semplicemente un musicista. Per decodificarlo, per decifrarlo, ci ha provato Federico Scaglioni. Ci ha provato. Che prima... Biografo e confessore. Ecco. Prima è stato duro a trovare l'uomo. E una volta trovato l'uomo bisognava trovare l'anima, no? Quell'anima di cui... che temevi che ti uscisse dal corpo il giorno in cui ti hanno sì, operato. La prima volta io, ahimè, ho affrontato 3 operazioni al cuore, di cui 2 a cuore aperto, e la prima volta ero il pensiero che, aprendomi il petto, no, potesse uscire la mia anima, mi inquietava. Allora sono arrivato in sala operatoria, ero già un po' rincoglionito dalla preanestesia, e sono riuscito a dire al cardiochirurgo: mi raccomando, stia attento alla mia anima. E lui mi fa: in che senso? No, stia attento che non mi scappi fuori l'anima quando mi apre. E ricordo una risata che probabilmente, visto che sono ancora qua, ha portato bene. Sì, sì, assolutamente. Omar, un altro applauso, vi prego. Voglio riempire di applausi Pedrini, perché è una bella persona. Fede, quindi l'hai trovato, perché non è stato semplice neanche trovarlo. Quando... Guarda, è stato molto complicato, perché biografi prima di me, commissionati dalla Cinaschi Edizioni, si sono messi sulle sue tracce, però è stato molto difficile, perché la vita di Omar è veramente, passami il termine Andrea, schizofrenica. Passa dalla televisione alla musica, alla pittura, alla letteratura, con una facilità che è veramente invidiabile. Quindi una volta trovato l'uomo ho dovuto trovare l'artista, e non è stato semplice, perché... comunque anche è molto riservato, no? E quindi tirargli fuori anche i suoi aneddoti, la sua vita, che sembra paragonata quasi a tantissime vite, ecco che è stato qualcosa di complicato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Hai usato il vino a volte? Molte volte, ecco, ti confesso. A volte per interesse, cioè succede questo. Io ho scritto la storia di Luciano Lutrin, che è simile alla tua. Lui è stato uno dei più grandi banditi d'Europa, e io mi sono sempre messo in testa questo, cioè, ho sempre pensato, tutto sommato, che gli artisti e i criminali, ma quelli come Luciano Lutrin, che un giorno ve ne parlerò meglio, ma non ha mai ucciso e ferito nessuno. Però ricordo, era il violinista, il solista del Mitra. Erano momenti diversi, si parla della Ligera, gli anni 50, non eravamo ancora arrivati negli anni 70, quelli cattivi, dove c'era un che di romantico. Poi infatti poi dopo lui è stato comunque arrestato e ha scontato diversi anni di carcere, ma poi è stato un ottimo esempio di riferimento sociale. Stavo dicendo che, se mi escludi il fattore etico, che questo c'è, l'artista e il criminale hanno alcuni nessi in comune. Quindi, e anch'io, per riuscire a sbirciare un po' dentro l'anima di Lutri, ho usato moltissimo il vino, a volte anche la birra, e poi dopo ha funzionato. E tu poi hai raccontato anche te stesso. Quanto è cambiato Federico Scaglioni una volta che ha attraversato l'anima di Omar Pedrini? Guarda, tantissimo. Tieni conto che per fare questa biografia sono stato dietro Omar per quasi 2 anni, quindi lui pagava 2 viaggi aerei, 2 ristoranti, cioè, 2 camere di hotel. Ero partito, che ero un bibliotecario tranquillo, con una vita quantomeno ordinaria, sono finito quasi nella via del rock and roll, che è un po' una via della perdizione, quindi... Traviato completamente. Ma è bella questa cosa, è assolutamente... Sì, infatti una delle figure più divertenti della biografia di Cane Sciolto è la figura di Chiara, la moglie di Federico, sì, no? Che in qualche modo, pur avendo battezzato e approvato che lui venisse in giro con me per un annetto, era all'inizio l'idea di fare 6-8 mesi insieme, poi sono diventati 2 anni, era abbastanza tranquilla, è che lo vedeva peggiorare di weekend in weekend quando tornava a casa, no? E Chiara era anche in dolce attesa, perché stava per arrivare Filippo Aldo, che è il loro bambino, che adesso ha più di 1 anno, e quindi una donna anche in condizioni psicologiche molto delicate, no?
un giorno venne con me ad intervistare il famosissimo tatuatore siberiano Nikolaj Lilin, anche scrittore, quello che ha fatto Educazione Siberiana, da cui ha tratto il film Salvatores. E andiamo da questo mio amico, gli dico: ti lascio qua da lui, intervistalo, ti racconterà alcuni dei miei tatuaggi, che significato hanno. Mi chiama dopo 5 ore: oh, ma sono ancora qua, mi sono tatuato, adesso devo tornare a casa da Chiava. Gliel'ho rimandato a casa tatuata. Questa volta la moglie mi ammazza. mi ricordo la risata quella sera. Cioè, è partito bibliotecario, è tornato una, rocker quasi. Un rocker. Cioè, però insomma tutto è andato bene, il libro è eccellente, c'è i Naschi Editori, che nel campo della... del musicale, dell'editoria musicale, è una, sono quegli editori piccoli ma cattivi. Però tu sei attratto sempre più o meno da questo genere di personaggi che sono un po' fuori dalle righe, no? Cioè Omar Pedrini, sei lo scrittore di Andrea Villani e so che ami anche Andrea Pinkez. Mi piacerebbe sapere se questo sentimento in qualche modo è reciproco dallo stesso Pinkez. Io tra l'altro ho letto con estrema attenzione il libro di cui stiamo parlando, proprio praticamente in diretta la sera in un concerto, durante il concerto di Omar Pedrini, e riuscivo a seguire il concerto e le parole, perché esisteva una sorta di sinergia, di musica delle parole che diventava anche gente, diventava anche ambito, diventava contesto. Era tra l'altro in giro tutta gente che beveva birra e gli unici a non bere birra eravamo io e Omar Pedrini, una cosa tristissima in questo periodo, siamo così. Per cui l'autore di questo libro è un uomo che, non parlo di Omar, parlo dello scrittore in questo momento, che è co-scrittore, perché secondo me questo è un libro scritto a due, è un uomo che conosce bene la sofferenza e la sa raccontare, facendo sì che uno sappia cogliere quello di quello terribile che c'è nella sofferenza, esporlo e farlo diventare meraviglioso. Andrea Pinkez, signori. Sei contento? Molto. Sei contento? Voglio ringraziare Andrea anche perché sono lusingato, siamo due fan, io e Omar, ma Andrea non lo sa, ma è grazie a lui che ho iniziato a scrivere, perché quando ero giovane, diciamo così, frequentavo le Trattoir di Milano e vedevo questo artista, questo personaggio che si metteva lì in un angolo, leggeva, scriveva. Io ero affascinato da questa figura, insomma mi informo su chi fosse, lo conosco, leggo i suoi libri, e da lì che ho iniziato questa passione per la scrittura. Quindi grazie Andrea, le tue parole mi riempiono di orgoglio. Tra l'altro Andrea... Penso una cosa terribile, io sono stato l'altro giorno, se anziché andare alle Trottoir tu fossi stato, non so, in piazza Gaio Auletti, archistare tutto il resto, non avresti scritto una riga. è vero, confermo. È vero, è anche un grande, è un grande, assolutamente, Andrea Pinkez. Sì, lui scrive nei bar come Hemingway, come le Sacre Cœur, i vecchi scrittori di una volta, e tra l'altro scrive in stampatello, lui non scrive a computer assolutamente, scrive a penna e in stampatello. Perché in stampatello? Per prima scrivere in corsivo. E le povere ragazze che dovevano prendere tutto il materiale e infilarlo nel computer, per lui ha detto: io non vado vicino ai computer perché secondo me mi mordono, soprattutto i PC, quelli che si chiudono. Lo hanno pregato di scrivere almeno in stampatello e lui gli ha risposto: vabbè, almeno questo lo posso fare. Sì, Andrea Pinkez, Federico Scarioni, Omar Pedrini, eccomi. Ecco, io a questo punto della trasmissione ascolterai un terzo brano degli Alter Ego. Ascoltiamo subito. Io vengo dalla pianura padana, calo le vie le forme di gana, dalla festa del pesce alla sacra paese, canto senza pagarmi le spese, e invece tu sei nato ad Onolulo. Ti chiami Peter ma per tutti sei Bruno, il più grande cantante sta di vicente, mentre me non mi sovvila nessuno. Se io potessi farei la vita che fai, successo, fama, gruppi, soldi e fans, ma intanto adesso io faccio spesa di scout. Voglio una vita come Bruno,
fra le feste nel cesso e adesso che combini? Io che vado nel bar del paese, la barista nervosa e scortese, con il debito in banca e il lavoro che sfianca e manca ancora un mese. Se io potessi andare in tour con la band, Miami, Mosca, Londra, Disneyland, per il momento suoniamo al bar nel weekend. Voglio una vita come Bruno, voglio la villa come Bruno, i 24 K di Bruno, il jet privato come Bruno, Bruno, Bruno. Versace, viaggio e vita agli Hawaii, con quel che prendo non pago neanche la SIAE. Voglio una vita come Bruno, voglio una villa come Bruno, i 24 K di Bruno, il jet privato come Bruno, 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 se fossi Bruno. Tutto sommato ci si diverte anche nello studio mix di Cinemania Production, anche se noi siamo fatti per il rapporto con il pubblico, noi piace portare le telecamere in strada. Solitamente la prima puntata noi abbiamo sempre invitato e ospitato il sindaco di Salso Maggiore Terme, qualunque fosse stato negli anni, per raccontare un po' questa città bellissima, così come amiamo definirla. E possiamo fare una cosa, possiamo andare in comune dal sindaco a intervistarlo direttamente là e poi riproporlo. Come avevamo promesso ai nostri telespettatori, Filippo Fritelli è qui con noi, sindaco di Salso Maggiore Terme e Tabiano, e che essendo il sindaco di una cittadina termale, quindi turistica, quest'anno dovrà affrontare quest'estate in un modo diverso dalle altre. Quest'estate sarà un'estate diversa, sarà un'estate non come quelle che abbiamo conosciuto fino qui, però vorremmo cercare di trasformarla anche in un'occasione. Un'occasione per venire a Salso Maggiore, per vivere le nostre bellezze, una città immersa nella natura, nel verde, in cui ci si può curare, in cui si può star bene, in cui vale un concetto, un messaggio, che è quello dell'armonia, che in questa città, attraverso i suoi aspetti naturali, noi abbiamo sempre trasmesso storicamente ai nostri ospiti. Ma facciamolo vedere questo Salso Maggiore Terme, di cui parliamo già da anni nello street talk, ma adesso abbiamo una clip bellissima che in qualche modo è riuscita a estrarre il massimo della bellezza da questa cittadina che è bella, addirittura la definiamo Salso Maggiore Terme, la città bellissima. Lanciala tu, Filippo, dai, così tu fai il conduttore e magari io domani farò il sindaco. A questa clip noi teniamo moltissimo, è una rappresentazione secondo noi completa e molto bella della nostra città. Vedrete dei video molto belli, delle immagini stupende con le luci e i colori che caratterizzano davvero la nostra Salso. We'll be right back.
Siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata della Room Talk di Andrea Villani. Ne avremo ancora un'altra qui in studio e poi finalmente verremo a trovarvi con le nostre telecamere nella piazza di Salso Maggiore Terme e vi riproporremo le immagini direttamente registrate live. Vi ringrazio la troupe di Cinemania, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito da casa e gli ospiti a cui abbiamo rubato le immagini. Noi ci rivediamo la settimana prossima alla stessa ora. Vi voglio bene, ciao!